And Silver coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Eccoci insieme, ragazzi. Dunque, siamo nuovamente nella guerra civile. Avevamo interrotto questo tributo forzato quasi alla fine nello scorso episodio. Lasceremo qui Advar e gli altri uomini e ci recheremo ad attaccare noi il convoglio. Sono lì. Visto arrivare. Continua a camminare. Ma non ci penso proprio di continuare a camminare, eh. Ecco, ho resettato armi a una mano, come avete visto, quindi infatti adesso la sto ripotenziando per continuare a livellare, ovviamente. E c'è qualcuno ancora vivo, ecco. Devo aver ucciso qualcuno dei nostri compagni, ecco là. Te avevo detto di stare indietro, Advar, ma stavolta hai fatto bene perché era nascosto qua dietro, quindi hai fatto bene a intervenire. Bravo, Advar. Allora, ragazzi, il carico è nostro. Siamo una bella squadra, vero? Certo. Io resterò qui a guardia del carico. Tu torna all'accampamento per aggiornarlo. Ok, vediamo. Come vedete, ecco il carico di armi, asce, spade, i lingotti e un po' di soldi. Ok, fai rapporto ad Advar e riconquista il Rift. Prossima tappa sarà fare rapporto al nostro comandante, il legato Ricche. Eccoci qua, campo imperiale del Rift. Salve, legato. Molto bene, manderò qualche uomo con un carro. Qualcosa da segnalare? Sono a disposizione. Il tuo obiettivo è Forte Greenwall. Raggiungi i soldati che si preparano per l'attacco, quindi aiutali a spazzare via i ribelli. Quando avrete vinto, presidieremo il forte. Allora, soldato, sei all'altezza del compito? Quel forte è praticamente nostro. Sapevo di poter contare su di te, soldato. Ok, ragazzi, vediamo Forte Greenwall, dov'è? È vicino alla pietra di Shore, quindi partiremo dalla pietra di Shore e faremo rotta Forte Greenwood, dove ci aspettano i Manto della Tempesta. Altra battaglia campale, quindi. Quindi pronti, partenza via. Sarei molto più tranquillo e felice dopo una scorpacciata di idromel. E raggruppiamoci agli altri soldati dell'impero, della legione che ci attendono. Ovviamente ci sarà Advar ancora pronto a combattere con noi. Quindi abbiamo quasi finito la parte del Rift. Eccoli qua, 5 uomini per un forte. Ecco il forte, perfetto. Questa che vuoi!
mura. Ve ne ho buttato giù uno, occupatevene voi. Allora, individuiamo gli altri soldati. Sulle mura, ancora. Abbiamo pronto un altro fusolo da. Ecco altri nemici. Vediamo dove sono gli altri. Ora ce n'è uno lì. Mentre saranno sulle mura. Ecco, la rivedo. Voi continuate con le frecce, mi raccomando. Ok, 12% rimasti. Qua in alto non c'è nessuno, proviamo a scendere dalla torre. Penso che stiamo facendo tutti i nostri uomini, eh. Vi vedo. Ecco qui ragazzi, fate il trofeo eroe di guerra, che significa conquistare uno dei due forti della guerra civile. Quindi lasciamoli andare, quelli che si stanno salvando, e completiamo la battaglia Forte Greenwall. Dobbiamo tornare a far rapporto al generale Tullius, ovviamente. Ecco. Shadowmare è qui pronto ad aspettarci per la cavalcata. E quindi ragazzi, destinazione Solitude. Stiamo vincendo la guerra perché abbiamo già recuperato sia il Pale che il Rift. Quindi sia Dawnstar che Riften come feudi sono sotto il controllo dell'impero. Dovrebbero rimanere ancora Falkreath e Markarth. Mi pare che è già imperiale, forse Falkreath rimane ancora da conquistare, e poi battaglia finale a Windhelm, ovviamente. Quindi eccoci a Solitude. C'è manco una guardia in giro, eh. Cioè arrivano qui Manto della Tempesta, conquistano in due... Ah, salve guardia. C'è manco una guardia alle porte, vada immediatamente là. Ormai siamo diventati prefetti, quindi. Tra un po' ci promuoveranno ancora, quindi diamo ordine alle guardie, così. Almeno. Su, via! Ecco. Salve, generale Tullius. Non c'è molto, ma se riuscissimo a riconquistare Winterhold, la nostra prossimità a Windhelm frenerebbe Ulfric, costringendolo a sprecare delle truppe in casa. Ottima mossa, conquistare Windhelm, quindi. Quella del Winterhold. Rift è stata una grande vittoria. Mi sa che Ulfric è nervoso ad averci alle porte. Infatti lo stiamo stringendo, eh. Occupando il Pale, abbiamo un altro porto a Dawnstar. E siamo ok, signore, quali sono i miei nuovi ordini? C'è bisogno di te a Winterhold. Fa rapporto al nostro accampamento segreto in loco. Sì, signore. Per l'imperatore! Che è morto, perché l'abbiamo ammazzato. L'ho ammazzato io, veramente, che
come confraternita oscura, ma evidentemente a Skyrim va così. Continuiamo a combattere per l'impero anche se l'imperatore è morto, va bene così. Quindi allora, riconquista il feudo di Winteroid. Quindi ragazzi, Winteroid è da queste parti. Allora, vediamo. Facciamo un viaggio rapido a Winteroid, ragazzi. Da qualche parte deve esserci un campo dell'impero, però non vorrei si sia buggato da questo. Ma qui c'è il campo imperiale di Winteroid. Per forza, andiamo qui. Forziamo la cosa così, poi vediamo se, anche se non è traccata, ci dà una dritta o un qualcosa. Vediamo se c'è il legato Ricche. Eccola lì. Qualcosa da segnalare? Il generale e io non siamo concordi su diverse cose, ma lui rimane la speranza più grande per Skyrim e l'impero. Molti miei conterranei si sono... Allora, proviamo a fargli una domanda, perché non sta scattando la... Spero che Ulfric ritrovi la ragione, ma temo che ormai sia troppo tardi perché si fermi. Probabilmente solo la morte di Ulfric o la caduta degli Jarl che lo sostengono porranno fine a tutto questo. In ogni caso scorrerà molto sangue. Ecco qua, sono a disposizione. Il tuo obiettivo è Forte Castav. I ribelli tengono prigionieri alcuni nostri uomini là. Ho intenzione di sfruttare questo a nostro vantaggio. Ho inviato degli uomini a esplorare la zona. Devi raggiungerli, trovare un modo per penetrare là dentro, liberare i nostri uomini e conquistare il forte. Non si aspetteranno di certo un attacco dall'interno. Non sarà una cosa facile, ma è per questo che lo chiedo a te. Pensi di farcela? Niente che non possa gestire. Rendimi. Ok, salvataggio, Forte Casta. Allora, vediamo. Allora. Signori, vedo che il tracking è veramente messo male in questa missione. Qui dobbiamo cercare... Ah, ecco qua, non l'abbiamo ancora sbloccato, però Forte Castav è qua. Quindi partiamo dal punto di osservazione, scendiamo e ci uniamo agli uomini e vediamo di parlarci. C'è un modo, sia per questa missione, sia per il forte vicino a Folkir, se giocate con il Manto della Tempesta, per riuscire a liberare gli uomini. Le missioni sono speculari, sono simili, quindi non è che cambia così tanto. In quel modo lì potete entrare di soppiatto, in furtivo, a Forte Castav. No, Shadowbane! È vivo, è vivo. Stavo già piangendo la morte di Shadowbane, ma a quanto pare... non muore per una caduta, quindi va bene così, ragazzi. Ok, scusa Advar se ti ho dato due spadate, eh. Ok, ha finito lui, ma ero convinto fosse morto il troll. Quindi rivediamo il nostro amico Advar. Advar, dove Ehi, vai? Che cosa ci facciamo quassù? Fa così freddo che mi si ghiaccia il respiro. Roba da non crederci. Immagino che Tullius voglia assicurarsi che sia tutto a posto prima di intraprendere una campagna per l'Eastmarch. Ad ogni modo, sono felice che tu sia qui. Siamo ancora in inferiorità, più di quando abbiamo catturato quel carro. Ma possiamo farcela se collaboriamo. Qual è il piano? C'è una grata fuori dalle mura. Sembra sia rimasta sepolta nella neve. Non credo che sappiano della sua esistenza. A giudicare dall'aspetto, scommetto che porta direttamente alla prigione. Ho bisogno che tu penetri lì dentro e liberi i nostri uomini, uccidendo chiunque si trovi all'interno. Una volta recuperati i prigionieri, dirigiti nel cortile. Staremo qui fuori di guardia. Faremo irruzione non appena sentiremo combattere. Ci penso io. Dovresti attendere il calar della notte prima di provare a entrare. Talos ti protegga.
Ok, notate Advar che ci ha detto che Talos ti protegga, quindi bene o male. Ed ecco qui, forte Castav, ragazzi. Quindi potremmo provare a girare dietro, vedere se abbiamo un ingresso posteriore per il forte, ma infiltrarci e liberare gli uomini. Come potremmo farlo senza venire scoperti? Ci dovrebbe essere una grotta o qualcosa che ci permette di entrare di soppiatto, però non è questo il nostro caso, quindi ecco qui, proviamo a passare di qua. Ragazzi, probabilmente non riuscirò ad infiltrarmi perché forse c'è una grata qua, ma dai, guarda qui, non la conoscevo questo ingresso, anche perché nel Vanilla molti anni fa non era traccata la missione, poi nella Special Edition lo mettono con le ultime patch. Ecco qui, infiltrati nel forte, completato. Allora, qualcuno degli uomini. Allora, in alto no, io direi di proseguire da basso. Ok, qua i nostri uomini, dobbiamo vedere se dobbiamo forzare le serrature, beh, sono basilari, dai, non dovremmo avere questi grandi problemi in teoria. Una, andate ad armarvi, signori. Forza, andate. Vai. Ok, via un'altra. Questa è ardua, ma non c'è dentro nessuno, quindi ragazzi, le aprite solo se volete aprire. Aspettiamo che si armino tutti. Ecco lì a baule. E ora andiamo a sterminare il manto della tempesta all'interno di Forte Castro. Allora, datemi un attimo di tempo che ricarichiamo la nostra spada. Ci metto davanti il nostro amico imperiale. Ok, abbiamo perso un prigioniero, vabbè, la legge dei grandi numeri è quello che è. Usciamo. Vi può capitare, ragazzi, anche durante la guerra civile che veniate attaccati dai draghi nei forti, eh? Non abbiamo una percentuale, dobbiamo proprio ammazzare tutti fino all'ultimo, eh. Ok, fatevi sotto, signori, che ce n'è per tutti, eh. Qua. Allora, vorrei capire dov'è l'ultimo.
era in alto. Ok, conquista il forte, fai rapporto ad Advar. È arrivato nel forte anche lui, Advar. Salve Advar. Ottimo lavoro. Torna indietro e riferisci della nostra vittoria. Io resterò qui e sistemerò le cose. Per fortuna c'eri tu. Non ce l'avremmo fatta senza di te. Ok ragazzi, dobbiamo tornare al campo imperiale e riferire della vittoria a Solitude. Che abbiamo già conquistato Winterhold, cioè così facile conquistarsi Winterhold. Quindi la stretta, ragazzi, sul nostro, come si può dire, la stretta proprio sul nemico è al massimo, all'estremo. Abbiamo circondato tutta la capitale, quindi. Attenzione. Eccoci qua, entriamo a Casteldur. Servono pozioni? Salve generale. Ora che abbiamo Winterhold, posso stanziare delle truppe finché non sarò pronto a marciare su Windhelm. Sono giunto a fare molto affidamento su di te. Ed è più che giusto che ti unisca ai gradi più alti. Da questo momento ti promuovo al rango di legato. Per conto mio e dell'impero, ti prego di accettare questo dono insieme al tuo nuovo rango. Congratulazioni. Ok, una corazza d'acciaio, va bene. E adesso? Non hai tempo per vantarti delle tue imprese. Stiamo preparando il nostro assalto finale a Windhelm. Fa rapporto al nostro accampamento dell'Eastmarch. Perfetto ragazzi, riconquista l'Eastmarch, la battaglia finale a Windhelm. Quindi sta finendo prima del previsto la nostra... Far saltare in aria un'intera città, maledetta accademia. La nostra avventura nella guerra civile, ma meglio, perché almeno meno morti possibili. E allora vediamo, riconquista l'Eastmarch, dove c'è un campo imperiale. Ragazzi, è nuovamente buggata la quest, non ci fa vedere dove dobbiamo andare. Dannazione. Allora dovrebbe essercene uno. Ecco, forse è apparso ragazzi, è apparso. Molto bene. E a volte si fa fatica a vederli, gli indicatori non appaiono subito. Dopo tutti questi anni e le varie patch, purtroppo Skyrim ha ancora questi difetti, ma lo amiamo lo stesso. Skyrim lo si ama, ovviamente, in questo modo. Ed eccoci qua. Tieni gli occhi aperti per eventuali guai. Salve legato. Anch'io sono un legato adesso, eh. Collega, potremmo dire. Qualcosa da segnalare? Sono a disposizione. Il tuo obiettivo è il forte in mano nemica. Raggiungi i soldati che si preparano per l'attacco. Quindi aiutali a spazzare via i ribelli. Quando avrete vinto, presidieremo. Allora, soldato, sei all'altezza del compito. Quel forte è praticamente nostro, ma c'è un drago. C'è un drago, fammi aiutare. Allora, datemi squarcio del drago come urlo. Sta mangiando i nostri uomini, il drago venerabile. Davanti al drago, signori, ci devo stare solo io, eh. Mi raccomando. Ecco qua. Vai.
Ok, pigliamoci l'anima del drago, ragazzi. E intanto la gente muore, vabbè, ok. Dobbiamo praticamente conquistare Forte Amo, e molto probabilmente prima della battaglia finale. Ecco. Quindi, vediamo sulla mappa. Forte Amo è qui. Quindi, dal nascondiglio della lama smarrita o... No, andremo direttamente a Forte Amo, ragazzi, per il semplice fatto che, come dire, ci verrà più comodo. Ecco, assorbiamo l'anima di drago. Io vi saluterei qui perché siamo proprio gli sgoccioli della nostra guerra civile, quindi, che dire, vi faccio un altro episodio in futuro. Io vi ringrazio di aver visto il video, lasciate like se vi è piaciuto ovviamente il video, iscrivetevi al canale per sapere quando metterò online una nuova parte di Elder Scrolls Skyrim, appunto, e noi ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao ciao a tutti!